Lilli, chiamiamola Lilli, Lilli Truber, mi pare che si chiami così. Lilli, 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 Lilli. Ma pensa che si fa chiamare Giorgia, e che c'è di male? Qualcuno chiamerà anche Lilli, Lilli, in qualche momento, poco, perché è più Truber che Lilli, ma Marco e Lilli se la ridono perché Giorgia, oltre a farsi chiamare Giorgia, che è un delitto, però non c'è la legge per dirlo. Inganna l'elettore perché si candida e purtroppo questo però non riescono a negarlo anche per Schlein, per Tal Calenda, per molti altri capi partito che si candidano. E chi c'è ancora? C'è Schlein, Calenda, che capi partito sono pochi. Tajani, Tajani, dire capo Tajani è certo inquietante, ma insomma capo anche lui, e inquietante nel senso che non è un capo, è una persona così seria, così rigorosa. Lo fa per. Però perché sarebbero disonesti? Perché sono nel Parlamento italiano e nel governo italiano e la Schlein non è nel governo ma è la capa dell'opposizione. Quindi si candidano al Parlamento europeo, prendono i voti per il loro partito, ma non possono andare al Parlamento europeo perché i parlamenti sono incompatibili. E quindi sarebbe una truffa, la chiama truffa, perché si candidano e non possono. E non andranno, possono essere eletti, poi a un certo punto, dopo un mese, passa un mese, sceglieranno se stare al Parlamento europeo e se stare nel Parlamento italiano. Naturalmente chi è al governo resterà al governo, quindi al Parlamento europeo potrebbe andare anche la Schlein, nulla di male, c'è anche già stata, perché tanto l'opposizione in Parlamento la fa, potrebbe farla anche per strada e si fa anche per strada. Invece Tajani e la Meloni resteranno al governo, ministro degli esteri e presidente del Consiglio. Quindi non si devono candidare, però si può fare. Siccome non c'è una legge, si può fare quello che non è proibito. E non è proibito per una semplice ragione, perché è vero che uno dopo che è eletto può scegliere e che la campagna dura solo un mese, ma se ci pensate bene, Meloni vuol dire, in questi tempi in cui la comunicazione è legata alle persone, il partito chiamato Fratelli d'Italia. E Schlein vuol dire il Partito Democratico. Quindi non sono. Che il loro nome sia o meno nel simbolo, il nome della Meloni lo trovate nel simbolo, quello della Schlein no. Sono una parte della identità del partito. Quindi tu, per indurre a votare i cittadini, che non sono poi così preoccupati che tu sia al Parlamento italiano o al Parlamento europeo, perché dialogo nei due parlamenti, che uno sia eletto e sia candidato per il Parlamento europeo, poi non sia dentro il Parlamento europeo, non gli impedisce una cosa, cari ignoranti amici, di andarci quando vuole. Perché il Presidente del Consiglio del Parlamento italiano entra al Parlamento europeo quando vuole, di diritto. Vi è chiaro? Perché il Parlamento italiano e il Parlamento europeo sono in qualche modo complementari. Sarebbe un inganno scrivere nel simbolo Fratelli d'Italia Meloni e poi la Meloni non ci fosse, perché Meloni fa parte del simbolo. Tutto qua, si presentano per quello, non truffano nessuno, dicono votatemi perché sono una persona, non un'idea astratta. Non lo capiscono perché? Perché sono ignoranti, ignoranti, profondamente ignoranti. Perché dobbiamo mettere lì davanti? Cairo, mandali a casa. Oh, Cairo, mandali a casa. Cairo non li manderà mai a casa. Non li manderà mai a casa. Un giorno mi dirò perché.